Radio Magica presenta. Sai cos'è un sapin? Sapin è una parola friulana che sta a indicare un attrezzo di ferro a forma di uncino. Attaccato a un lungo manico di legno, il sapin veniva usato dai boscaioli per trascinare, spingere e ruotare i tronchi e farli scendere a valle sfruttando la corrente dei fiumi o le pendenze della montagna. Il bosco era una risorsa preziosa per l'economia di tutta la comunità e per questo veniva curato con sapienza. I boscaioli vivevano nella foresta per diversi mesi in baracche di legno chiamate casons. Lavoravano in squadre e si occupavano di abbattere gli alberi e di pulire i tronchi. Le foglie e i rami secchi venivano lasciati a terra perché, marcendo, diventavano nuovo nutrimento per il bosco. Per rendere più facile il suo spostamento, spesso il tronco veniva tagliato in parti. Ma muovere questi grossi pezzi non era facile. Serviva un lavoro di gruppo. Un uomo dava il tempo agli altri, dicendo più volte «Yo hop! Yo hop!» E tutti insieme, usando i sapin, spostavano il tronco fino a quando non trovava la giusta posizione. Il boscaiolo che coordinava i compagni con la voce era chiamato Iopa. Una volta a valle, per i tronchi iniziava una nuova avventura in falegnameria. Potevano trasformarsi in tavole per pavimenti, mobili, capriate per il tetto. E qualche tronco è diventato certamente anche l'albero di una nave. Tutti i racconti e le curiosità del progetto Smart Radio sono disponibili sul sito www.radiomagica.org/smartradio.